quando si creano delle situazioni di sovrapposizione, se si creano, quando si creano, io so che voi avete un tavolo, no? Con la Fonomceo, proprio per, come dire, riuscire a trovare dei punti di intesa che alleggeriscano un po' anche delle situazioni che si possano sovrapporre. Mi riferisco a tutta la polemica che c'è stata per la morte lì a Chiavin, l'ambulanza senza il medico, in Emilia Romagna, idem, no? Con il presidente dell'Ordine dei Medici che se la prende con Venturi. Quali sono gli ambiti specifici che devono tenere ognuna delle due professioni saldamente ferma però in quell'ambito? Intanto mi permetto di dire che sovrapposizioni non ce ne sono, anche perché medici e infermieri lavorano ogni giorno insieme, ovunque, che sia l'ospedale, che sia il territorio, che sia il domicilio, che sia non solo il sistema sanitario pubblico, ma anche il privato accreditato. Quindi nei professionisti questo problema non c'è. Il problema dell'urgenza e emergenza non è nato dai professionisti del settore dell'urgenza e emergenza, perché loro sanno lavorare insieme, sanno come si lavora insieme, sanno quali sono gli specifici e reciproci ruoli e competenze. Quindi questo non è un problema dei professionisti. È forse diventato un problema della rappresentanza degli uni e degli altri, e questo noi dobbiamo avere la capacità di ricondurlo dentro un canale appropriato, che è quello del confronto con i professionisti, perché se chiediamo a loro, loro sanno perfettamente come muoversi, perché di fronte al paziente che ha un bisogno di salute, medici e infermieri si comportano secondo la propria deontologia, secondo il proprio profilo di competenza. Quindi io questo lo dico con fermezza, perché veramente è ora di uscire dall'impasse, perché questi sono problemi, a mio avviso, anche creati artatamente per mantenere un dibattito, alimentare probabilmente anche certe notizie. Dopodiché è stato interesse delle due federazioni far nascere il tavolo. Abbiamo intenzione di diventare, vedo che il Presidente Neri conferma, un tavolo permanente, perché abbiamo bisogno che le nostre due professioni, così come lavorano quotidianamente insieme per un obiettivo comune, che non è né la visibilità dell'uno né la visibilità dell'altro, ma è la salute del cittadino, possono confrontarsi, anche discutere aspramente, però su un tavolo, come dire, dove siamo noi. Poi quando si esce all'esterno, anche per non lasciare messaggi distorti ai nostri cittadini, bisogna uscire con una... Senta, 53.000 infermieri mancherebbero nel nostro paese, questa su per giù è una stima che voi fate. Come si recuperano? Dove si recuperano? Avete anche voi problemi di accesso, diciamo, alla professione, alla specializzazione? Avete gli stessi problemi loro dei medici, per il percorso è diverso e quindi è un po' più facilitato? Allora, in Italia mancano questo numero di infermieri, stimato tra l'altro su calcoli che sono quelli di rispetto della normativa europea da un lato e del ripristino di un turnover per altri versi, ma anche su studi e ricerche internazionali che dicono che all'ammontare del rapporto tra infermiere e persona assistita aumentano anche i rischi per la persona assistita. È stimato il rapporto ottimale di un infermiere ogni 6 pazienti, in Italia abbiamo una media di un infermiere ogni 10-11 pazienti, il che vuol dire che abbiamo regioni che toccano una media, uno standard di un infermiere ogni 17-18 pazienti, anche 19, e sono soprattutto le regioni che hanno sofferto dei piani di rientro, perché lo sono state, ne sono appena uscite, perché lo sono tuttora. Quindi questi sono i dati che ci hanno orientato a fare certi tipi di ragionamento. Da un lato abbiamo la necessità di andare, orientare modelli formativi, modelli organizzativi verso quelli che sono i nuovi bisogni di salute dei cittadini, quello che hanno detto chi mi ha preceduto. Noi abbiamo davanti una prospettiva, celebriamo sì 40 anni, ma dobbiamo evitare che sia solo, un'operazione di macchiaggio del nostro Servizio Sanitario Nazionale e andare sulla sostanza. Noi sappiamo da qua 10-20 anni quali sono i bisogni di salute, come evolverà la situazione epidemiologica. Tutti noi, non solo gli infermieri, tutti noi dobbiamo lavorare perché fra 10-20 anni ci siano modelli organizzativi, professionali, di competenze idonei, che vuol dire andare sul territorio. Allora, l'infermiere di famiglia è una risposta? Sì, a nostro avviso lo è, ma anche questo è un confronto che abbiamo iniziato anche questo con i medici per lavorare sulle micro equip territoriali. Questi infermieri però non ci sono oggi, quindi si aggiungono al numero. Allora, per non parlare
fare poi della 400. Sì, 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 ora tanto facciamo un altro giro. Maria Vicario, allora, nel decreto ministeriale del 94,